non è mai un buon consigliere sulla strada della pace e dell'amore per i fratelli. È importante saper controllare le parole iraconde che potrebbero ferire qualcuno. Se vogliamo che la nostra giustizia sia più grande di quella degli ipocriti, dobbiamo convertire la nostra ira in energia positiva, capace di dare vita invece che toglierla. Come farlo? Attraverso la misericordia di chi considera se stesso un debole peccatore. Solo chi è cosciente della propria debolezza potrà capire la debolezza di un altro e reagire con parole di misericordia, invece che con parole di condanna. Perché mi riempio di ira e sdegno contro chi mi è antipatico? Come vorresti essere trattato dagli altri quando sbagli? Convertiamo i nostri pensieri iracondi e, se non sappiamo dire una parola di bene, allora restiamo in silenzio e preghiamo per quella persona.